Finalmente mi sono deciso a comprarmi un nuovo microfono per giocare e registrare video. Sì, perché il microfono delle cuffie non è sempre comodissimo e quello del portatile diciamo che fa piuttosto pena. Quindi ho voluto cercare un prodotto a buon prezzo che offrisse prestazioni decenti. Sono capitato su questo Tonor Orca 001 che sembra promettere davvero bene. Ed ecco qui il pacchetto che mi arriva da Amazon. Iniziamo ad aprirlo. Avrei sicuramente fatto molto prima con un coltello, però vabbè, perché non complicarsi un po' la vita? Ed eccoci qui, finalmente, dopo mezz'ora di fatica, che riesco ad aprire la scatola e finalmente a vedere la confezione vera e propria del microfono. Qui, subito sul lato, si vedono le caratteristiche principali. Il microfono, che si attacca tramite USB, ha un LED frontale per il volume e c'è persino la riduzione del rumore. Non vedo veramente l'ora di provarlo. Ed eccoci qua, apriamo la scatola e la prima cosa che troviamo sono le istruzioni di come si collega al computer, alle cuffie o altri dispositivi. Istruzioni che ovviamente ignorerò perché cosa ci vorrà collegare un cavo? Parlando di cavo, eccolo qua. Da una parte c'è l'USB-C e dall'altra un USB 3. Ah no, un momento, questo non è un USB 3, ma solo un adattatore da USB-C a USB 3. Questo sì che mi piace. Di solito questi adattatori te li devi andare a comprare a parte, invece qui è incluso. Qui c'è un tappino che dovrebbe servire per il montaggio. Non essendoci altro da aprire, possiamo passare finalmente al microfono. Togliamolo dalla scatola e anche dalla protezione. Qui sul lato sembra ci sia una giuntura, ma è tutto incollato, quindi lo devo estrarre da sopra sperando di non romperlo. Prendiamolo qui dalla base e vediamo di tirarlo fuori. Cavolo, è bello pesantuccio. E devo dire che esteticamente mi piace veramente molto. La base è in acciaio o alluminio e qui ci sono questi elastici rossi che tengono il microfono stesso. E il colore fa un bel contrasto con il nero del microfono. Esteticamente devo dire che mi piace tanto e sembra anche molto solido, quindi non vedo l'ora di provarlo. Prima però vediamo come attaccare il cavo. Lo spinotto dovrebbe essere qui sotto e infatti eccolo qua. Qui c'è l'attacco USB-C sulla sinistra e sulla destra si vede l'attacco audio classico da 3,5 mm. Serve ad attaccarci delle cuffie e sentire la registrazione in tempo reale. Eccoci qua, attacchiamolo alla spina e vediamo un po' di fare le varie prove. Appena connesso si vede subito il LED frontale che si accende. Schiacciando il tasto sotto si attiva la cancellazione del rumore, mentre con i tasti sopra si alza e abbassa il volume. Allentando questa rotella qui si può modificare l'inclinazione. Peccato però che non ci sia la possibilità di variare l'altezza. Questo è forse il primo piccolo difetto che vedo, però non è nemmeno così importante. Stringiamo di nuovo la rotella e passiamo finalmente alla prova. Quello che voglio fare è testare questo microfono e confrontarlo con il microfono incorporato del Mac. In più, sono veramente curioso di vedere come funziona questa cancellazione del rumore, quindi farò delle prove con ambiente rumoroso e vedrò la differenza quando è attiva e no, se effettivamente ridurrà il rumore di fondo e anche di quanto. Essendo in una zona piuttosto rumorosa, mi basta aprire la finestra per avere un bel sottofondo di macchine che passano in continuazione. Voglio vedere quanto la cancellazione del rumore di questo Tonor Orca 001 riesce ad attenuare questo rumore di fondo e se riesce ad eliminarlo. Per fare queste prove utilizzerò Memo Vocali del Mac, un programma semplicissimo ma veramente utile in questo caso, che mostrerà immediatamente la differenza. Partiamo col testare il microfono del Mac. Come puoi sentire anche tu stesso, quando non parlo c'è un forte rumore di sottofondo e qui in memo vocali si vede anche. Queste lineette che vedi sono proprio il rumore di fondo. Ora voglio vedere come se la cava il Tonor.
Per questo mettiamo un attimo in pausa e cambiamo l'input. Ora invece sto registrando con il toner, senza però aver attivato la cancellazione del rumore. Ciononostante, quando sto zitto, un po' si è ridotto il rumore di sottofondo. Proviamo però a vedere subito come sarà quando attivo la cancellazione del rumore. Come puoi vedere e sentire, è quasi scomparso del tutto il rumore di fondo. Sicuramente l'isolamento acustico è molto migliore. Quando parlo lo sento leggermente tornare, però si sente veramente poco e poi devo dire che qui è veramente rumoroso. In compenso però ho notato un'altra cosa, il rimbombo della stanza è quasi scomparso. Questa è sicuramente un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo microfono. Insomma, per il prezzo che l'ho pagato va veramente bene, anzi, anche troppo. Quindi mi sento di consigliarlo a chiunque abbia bisogno di un microfono non troppo costoso, ma che sia in grado di fare delle belle registrazioni.